Arredare di natura i nostri balconi equivale a portare un po' di verde tra tinte cupe. Wow, questo è proprio bello. Però bisogna chiedersi se ciò è possibile. Tralasciando, almeno per il momento, la questione della coltivazione di piante particolari, come quelle officinali che si rifanno a una legge di inizio Novecento e di quelle di cui sono legalmente dichiarati i divieti, definiamo innanzitutto cos'è un balconorto. Il balconorto è uno spazio casalingo, solitamente un poggiolo, una finestra con davanzale o similari, diverso da un vero e proprio giardino o una campagna, usato per coltivare ed eventualmente raccogliere frutta e verdura. Tecnicamente è a metà tra le coltivazioni indoor e outdoor, con magari il beneficio di ricavarci qualcosa da mangiare. Prima di coltivare un bananeto sul parapetto, c'è da assicurarsi che la struttura portante regga. La legge da consultare per assicurarsi del peso sul balcone è il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, che conferma ciò che è già stato detto nel precedente decreto ministeriale del 16 gennaio 1996. In breve, il carico massimo applicabile su un metro quadro di balcone è di 400 kg. Cerca quindi di non appesantire gli angoli esterni del balcone con vasi molto grandi e pieni, così da evitare di indebolire il balcone, soprattutto se a questo balcone i lavori di manutenzione sono stati applicati molto tempo fa. Nel vaso crescerà una pianta, quindi il peso aumenterà, senza contare che l'acqua che usi per innaffiare o quella che ci cade dentro con la pioggia faranno il resto. Allora puoi iniziare a zappare la terra sul poggiolo? Non ancora. C'è un altro passaggio legale da consultare, giusto per amore della tranquillità. Ti consiglio di prendere visione di eventuali regolamenti comunali e condominiali, per i quali, diciamo così, l'uso del balconorto è limitato o vietato. È limitato, per esempio, nelle zone di passaggio continuo o sul lato del palazzo dove è possibile stendere i panni. È vietato, per esempio, perché la predisposizione di vasi in cemento ad opera del costruttore impedisce l'impiego di fioriere proprie, con colori che possono essere in contrasto con quelli presenti sugli altri balconi. Ok, l'aspetto prettamente legale è stato affrontato. Quindi non ci sono altre regole? Sì, non ci sono altre regole se non contiamo quelle del buonsenso e del rispetto degli altri. Quando innaffi le piante, i vasi, gocciolando, potrebbero imbrattare il piano sottostante. Nel regolamento condominiale potrebbe essere inserita una clausola per evitare lo stillicidio dell'acqua che cade dalle piante innaffiate al piano superiore. Comunque sia, l'acqua può infiltrarsi e col tempo creare danno. Usa quindi dei sottovasi, così da evitare sul nascere ogni tipo di problema. Così facendo, inoltre, nei periodi di siccità la pianta avrà un piccolo serbatoio pronto al quale attingere. Tieni sempre a portata di balconorto uno straccio per assorbire al volo eventuali fuoriuscite d'acqua. Le fioriere devono essere fisse e non appese alle ringhiere, con il pericolo che possano cadere, ma la normativa in vigore sulle fioriere dei balconi non definisce con precisione come installare vasi su balconi e davanzali. Se le fioriere non sono fisse, ti consiglio di agganciarle col vaso rivolto verso l'interno del balcone, così da evitare il rischio di caduta del vaso. Tieni costantemente pulito il luogo di coltivazione, liberandolo da foglie, fiori e frutti caduti, perché il vento li potrebbe lanciare di sotto. Ok, la legge è dalla tua parte, potresti seminare, curare e veder crescere il tuo balconorto. Sì, ma quando?